Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi sono con la mia aiutante Eva. Eva, e cosa disegniamo oggi? Un arcobaleno. Un arcobaleno. Cominciamo facendo una nuvola nell'angolo, vero? Sì. A te piace fare le nuvole? Sì. Che colore sono di solito? Bianche. Lei mai viste rosa le nuvole? No. E ogni tanto diventano rosa quando è scuro. E anche quando è tramonto. Esatto, proprio così. L'avevi fatto un po' piccolina, perciò ne abbiamo rifatto un altro un po' più grande, vero? Sì. È bella la tua nuvola. Ecco, una volta finita la nuvola ne facciamo un'altra, vero? Dall'altra parte. Sì, perché sennò poverino ne ha solo una. Sì, infatti almeno due nuvole. Non ce l'ho se non un po' solo con una nuvola sola. Vero? Sì. Ecco, adesso hai fatto una nuvola abbastanza grande. Guarda che grande che l'hai fatta. Vero? Sì. Tu l'hai fatta ancora più grande per il primo. Io le ho fatte belle grandi, sì. Ma vanno bene di tutte le dimensioni. Poi, partendo da un lato della nuvola, facciamo un bell'arco, che sarà l'arco superiore del nostro arcobaleno, vero? Guarda che arco grande che hai fatto. Bello, Eva. Cosa ne pensi? Bello. E poi facciamo tante linee. Quanti colori vogliamo aggiungere nel nostro arcobaleno? Io ne faccio 5. E faccio tanti archi. Anche Eva. E sta venendo bene il tuo, Eva. Secondo te, se c'è un bambino che ci sta provando a disegnare, ne sta facendo tanti di archi? Beh, non lo so. Chi lo sa. Ecco, abbiamo fatto il nostro arcobaleno. Cosa ci aggiungiamo adesso, Eva? Il sole. Il sole, ma prima? Cosa facciamo? Ah, le farfalle. Facciamo delle farfalle, perché era un cielo un po' troppo monotono solo con l'arcobaleno, vero? Sì. A te piacciono le farfalle? Sì. Perché ti piacciono? Perché hanno le ali che anche le fatine mi piacciono, perché le cose con le ali mi piacciono. Bello. Allora facciamo un corpicino sottile e snello. E poi gli facciamo le ali. Eva, tu le hai fatte come una B, vero? Sembra una sì. B. Io invece ne faccio due ali. Faccio prima l'ala che c'è in alto. E la faccio come se fosse una O. O una D. Forse una D è più facile dirlo. E poi faccio l'altra sotto. Ma vanno bene tutti e due i metodi. Le tue farfalle sono bellissime. Io ho fatto anche un sorriso a questa farfalla. Anch'io lo farò. Adesso ne fai una grandissima. Guarda lì che bella. E anche un po' cicciolette la lagna. Ma è bella così. È simpaticissima. Facciamo le due ali, brava, da un lato, e le altre due ali dall'altra parte. In una delle due farfalle gli hai fatto i puntini, vero? Sì. E a questa farfalla gli hai fatto anche il naso. Ciao! Poi aggiungo qualche dettaglio nell'ala anch'io, come hai fatto tu. Perché ti copio, sei stata bravissima. E poi cosa aggiungiamo allora? Poi il sole. Sì, un cielo senza sole non sembra tanto un cielo. A volte però non si vede. Tipo quando è notte si vede la luna e non il sole. Esatto. O a volte si nasconde dietro le montagne, vero? Sì, oppure quando è il sole di tramonto si vede, ma quasi,
quasi è notte, è un po' prestino. Eh sì. Tu stai aggiungendo le antenne e i pallini alla tua farfallina. Io invece faccio un sole nascosto dietro l'arcobaleno. Anche tu, guarda che bello. Gli facciamo i raggi. Io li faccio con delle U tutto attorno al sole. E poi faccio delle lineette negli spazi che ho lasciato vuoti. Per farlo sembrare splendente. Tu come li fai i raggi? A righe. Sembrano i capelli, vero? Sì, che sono i capelli. Ah, scusa, sono belli. Io gli ho fatto un sorriso con un solo dente. Che quindi dopo gli caderà e sarà senza denti? E farà così. E come parla uno senza denti? Così. Dove guarda il tuo sole? Giù. La nuvola? Sì. Così vede anche l'arcobaleno. Eh sì. E gli fai anche un bel sorriso. È felice perché ha visto l'arcobaleno. Che bello, gli fai anche il naso. Bellissimo. Allora adesso è arrivato il momento di colorarlo, vero? Adesso lo facciamo andare velocissimo, Eva, così lo vediamo tutto molto veloce. Io comincio con un rosso per il mio arcobaleno. Tu cominci a colorare cosa? Il sole. Ah, bello, di che colore lo fai? Giallo. Io faccio il rosso, l'arancione, il giallo, il verde e poi ci aggiungiamo il blu. E anche il viola ci vorrei aggiungere. Poi gli farò una linea. Ripasso le nuvole. È un arcobaleno un po' storto il mio, eh? Anch'io coloro il sole. Facciamo i raggi. Anche tu hai cominciato a colorare l'arcobaleno? Sì. Bella la tua farfalla. Come l'hai colorata? Mi piace così. Bella. Sì. È bella, sì. E ci stanno bene quei colori insieme. Mi sembrano ottimi. Un bel rosa quasi lilla e un azzurro quasi verde. È azzurro acqua. E anche tu aggiungi il verde? Sì. Sei stata bravissima a colorarlo così. Io intanto metto un po' in ordine perché sennò è tutto disordinato. Ciao. E ti sei proprio impegnata in questo disegno, vero? Sì, perché l'ho fatto bene e anche più dell'altro, perché almeno l'ho fatto un po' meglio. Brava. Di chi era quel braccio? Quale? È passato un braccio di Benjamin prima. L'hai visto? Sì. E adesso fai tutto il cielo con calma, vero? Sì. Hai fatto un lavorone. E dopo a fare il cielo mi sono stancata perché c'è tanto nel foglio. Eh sì, hai fatto un lavorone proprio tanto. Bene, intanto se ci avete seguito fino a questo punto,
vi diciamo grazie che ci avete guardato e anche vi diciamo che se vi è piaciuto il video potete premere mi piace. E se non siete iscritti, beh, iscrivetevi al canale per tanti nuovi video. La prossima volta cosa facciamo, Eva? Una fata? Sì. Una fata. La prossima volta che disegnerò con Eva faremo una fata. Bene, anche se volete che disegniamo qualcosa in particolare, scrivetecelo nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao a tutti.